Buonasera e bentrovati dagli studi di Noi TV per questo speciale TG Noi dedicato alla questione dei nomadi, in particolare dei campi nomadi a Lucca. Vi presento subito gli ospiti nei nostri studi di questa sera. Sono il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Buonasera. Buonasera. Valentina Mercanti, consigliere comunale del Partito Democratico e presidente della Commissione Sociale del Comune di Lucca. Buonasera. Pietro Fazzi, consigliere comunale d'opposizione del gruppo Liberi e Responsabili ed ex sindaco di Lucca, buonasera anche a lui. E Stefano Baccelli, presidente della provincia, qui però soprattutto in veste di presidente della Fondazione Casa, che è coinvolta nel gruppo Nomadi che è stato avviato dal comune proprio per discutere di questo argomento. Mi avete invitato voi come Presidente della Fondazione Casa? No, per ora non siamo coinvolti come Beh, gruppo. nella No. delibera Ah, siete beh, allora inseriti. lo apprendo in questo momento. Vabbè, comunque è un tema, quello più, insomma, avremo modo di parlare dell'emergenza abitativa in generale, che ovviamente riguarda la missione, insomma, e gli indirizzi della Fondazione Casa. Quindi ho trovato, come dire, opportuno venire ringraziando per Anche l'invito. perché lei su questo argomento fino a questo momento No, no. non ha espresso opinioni, vedremo nel corso della serata. Avevamo invitato anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Marco Mattirelli, che però non è potuto intervenire a questo appuntamento. E non è un tema facile quello che affrontiamo, è un tema delicato. Negli ultimi tempi se ne è parlato molto, c'è stata la polemica per il cosiddetto progetto delle casette per i nomadi in via delle Tagliate, che poi il Comune ha chiarito di non voler comunque adottare, poi c'è stato il blitz della polizia mercoledì scorso al campo nomadi, si è riaccesa un po' la discussione. Noi abbiamo fatto questa trasmissione per capire, al di là delle polemiche, che progetti ha il Comune su questo tema, in particolare sulla questione del campo nomade per contribuire in maniera serena e realistica al dibattito in corso. C'è la possibilità per i telespettatori di intervenire con messaggi telefonici SMS al numero telefonico 348-655-9792 che vedete anche in sovrimpressione. Prima di partire, prima di iniziare il dibattito, vediamo un contributo. Abbiamo interpellato una persona che ha passato la sua infanzia e la sua giovinezza al campo nomadi di Via Tagliate, tra l'altro fa parte della prima famiglia che è arrivata proprio in quel punto, in Via delle Tagliate, nel 1985. Lui si chiama Fiorello Lebbiati, ha 31 anni, è di etnia Sinti, non abita più al campo nomadi, lavora nel sociale, ma tanti suoi parenti sono ancora alle Tagliate. Gli abbiamo fatto qualche domanda sugli argomenti che sono venuti fuori negli ultimi giorni, perché noi parliamo dei nomadi, ma molto spesso la voce dei nomadi non si sente quando si parla di loro. Sentiamo invece che cosa ci ha detto Fiorello Lebbiati. Secondo voi qual è la soluzione migliore per il futuro di questo campo? Una soluzione migliore, non ce n'è una in particolare migliore, ci sarebbe un metodo secondo me migliore, cioè quello di considerare i Sinti e i Rom e in collaborazione con loro cercare delle soluzioni. Questa secondo me è la soluzione, cercarle e collaborare con i Rom e i Sinti per cercare delle soluzioni positive sia per Lucca e sia per i Sinti Quindi è e i invito Rom. a parlare anche con voi di queste soluzioni. Certamente, cioè non si può pensare di proporre qualcosa, di imporre qualcosa a qualcuno. In genere si propone, è buona educazione proporre, e dall'altra parte ci deve essere un'accettazione. Perché ci sia un'accettazione, deve essere una cosa fattibile per entrambi. Io è inutile che chiedo grandi cose se poi non le possiamo fare. Ci sono degli strumenti, gli strumenti li ha il Comune, li ha la Giunta, noi siamo qui e siamo pronti a collaborare in tutti i modi, serenamente, civilmente, anche perché questa situazione è tanti anni che va avanti e deve cambiare, deve semplicemente cambiare in positivo. In questi giorni c'è la polemica sulla questione degli aiuti ai Rom, sui soldi che il Comune spende per i Rom. Lei che cosa dice? Polemica. Rispetto a questa cosa posso dire ben poco. Lucca deve comunque rientrare nei piani europei. Ci sono delle leggi europee che dicono che le cose non devono rimanere così, devono cambiare. C'è anche un'altra polemica che torna periodicamente, ovvero l'identificazione dei Rom con persone che
non lavorano e rubano. E c'è stato anche un controllo pochi giorni fa da parte della polizia in questo campo. E su questo che cosa dici? Rispetto al controllo mi sa che non c'è stato nessun riscontro. Quindi un controllo, si parlava di spese prima, un elicottero che gira un'ora a vuoto è una grande spesa. Non vorrei sparare cifre, ma costa veramente tanto. I sinti rubano, io non rubo, molti dei miei cugini non rubano, gente analfabeta potrebbe anche rubare, però semplicemente perché non ha strumenti per sopravvivere. Il furto del sinto è un mezzo di sopravvivenza, dato dal fatto che non avrebbe altri strumenti. Un analfabeta, se va a chiedere lavoro, da lavorare non glielo danno, in più rom o sinto, figuriamoci. E che cosa ti auguri per il futuro? Beh, per il futuro mi auguro soluzioni, mi auguro buoni propositi, mi auguro collaborazione da parte dei sinti, dei rom e delle autorità, delle giunte del comune, e spero vivamente che un giorno a Lucca si respiri un'aria più tranquilla, più serena e più civile. Insieme si può lavorare per un futuro migliore, per una situazione migliore per tutti gli abitanti del campo. Il campo deve sparire come retaggio, esistono le case ci vogliono per tutti, per chi le vuole, per chi vorrebbe andare in casa è giusto che vada in casa, per chi vuole vivere la sua vita in altri modi è giusto che continui a viverla in altri modi, comunque nella legalità. Noi vogliamo vivere nella legalità, io vivo nella legalità e dovete, mi piacerebbe che il comune aiutasse questi sinti, questi rom a vivere meglio. Ecco, questa è l'intervista che abbiamo realizzato, abbiamo quindi sentito la voce di un rappresentante dei nomadi, ognuno può commentarlo come crede. Ecco, scusa, prego. Su quello che ha detto questo giovane Lebbiati, credo che sia da notare molto anche l'onestà con cui ha parlato. Lui ha detto, e io tra l'altro l'ho apprezzato anche in altre occasioni, ma in questo contributo ha detto: molti dei miei cugini non rubano. È interessante, perché non ha preteso di assolvere completamente, diciamo, sul versante della legalità. Cioè ha detto implicitamente: il problema c'è, io lavoro, c'è un cammino in corso, però molti, non tutti i miei cugini non rubano. Il problema è serio e credo che vada affrontato veramente senza pregiudizi, ma anche senza leggi d'emergenza. Questi sono cittadini come gli altri, se rubano verranno trattati come gli altri. Altra cosa è affrontare in termini appropriati, cosa che la città in decenni, probabilmente soprattutto l'amministrazione, non ha fatto in maniera adeguata, e su questo magari sì, dobbiamo lavorare di più. Giusto, ovviamente passo la parola al sindaco di Lucca se vuole commentare questa intervista e poi andiamo subito poi all'argomento della serata. Io credo che cosa vuole fare il comune su questi campi. Io bisogna però spiegare alcune cose. Io credo che il tema di fondo sia quello che ha introdotto il giovane Lebbiati, cioè tutto va affrontato in un rapporto di collaborazione e questo è il punto di partenza, perché da questo punto dobbiamo muovere. Poi ha detto anche un'altra questione, mi riferisco alle parole che usava prima Pietro Fazzi. Il lavoro di un analfabeta è molto complesso, figurarsi poi il lavoro di un analfabeta di etnia sinta o rom. Ecco, questo è il dato di fatto da cui dobbiamo muovere. E comunque dobbiamo tenere presente un principio fondamentale, cioè il fatto, come è stato detto anche in precedenza, che ci troviamo di fronte a delle persone nate a Lucca molto spesso, che quindi sono residenti a Lucca, che abitano in un campo. A Lucca i campi sono tre, certo. Sono il campo di Via delle Tagliate, il campo di Via della Scogliera e poi c'è un altro. C'è quello di Maggiano, di cui si parla poco. Sì, Maggiano, sotto l'ex ospedale psichiatrico, di cui si parla poco, ci sono credo circa 32 persone, 55 in Via della Scogliera, 130 nel campo delle Tagliate. È un campo che è lì dagli anni 90. Ora, un campo per legge è necessario, perché la legge ci dice che dobbiamo avere un campo per il transito. Ora, i campi per il transito sono poi regolati da certe normative.
Il progetto delle famose casette su cui si è discusso all'infinito, le casette per i Rom, oltretutto portate avanti attraverso una discussione che io trovo molto inappropriata, perché lascia spazio per principi di esclusione che trovo inaccettabili in una città come Lucca. Ma questo è un altro discorso che possiamo affrontarlo anche in altri contesti. Comunque quel progetto nasceva proprio dall'esigenza di migliorare le condizioni del campo di Via delle Tagliate, che non sono buone, come ognuno può constatare. Basta andare a vedere, basta recarsi sul posto. Tra l'altro l'assessore regionale, quando venne a Lucca, l'assessore Allocca, ebbe anche lui la dimensione di quello che si trovava in Via delle Tagliate e approvò un'ipotesi di miglioramento. Tra l'altro noi abbiamo intercettato un fondo regionale, perché esisteva un fondo regionale di discreta consistenza, 600-700 mila euro, col quale ritenevamo di poter appunto risistemare per migliorare le condizioni del campo di Via delle Tagliate. Poi ci hanno fermato alcune considerazioni di tecnica amministrativa prima di tutto, poi di merito e anche di sostanza, semplicemente perché quel progetto poteva essere fatto solo modificando la disposizione urbanistica del luogo e quindi sarebbe stato troppo lungo da attuare. Dobbiamo rendicontare entro il 2015, non ce l'avremmo fatta a modificare la disposizione urbanistica del luogo. In secondo luogo era un progetto che richiedeva oltre 2 milioni e il Comune non aveva da mettere del suo in tutto questo, quindi era un progetto molto costoso. In terzo luogo c'era un fatto anche di merito, perché in qualche misura riproponevamo l'idea del campo chiuso, ancora una volta, in un'area tra l'altro piuttosto complessa, perché quella è un'area complessa per varie ragioni. Quindi riproporre l'idea del luogo chiuso, francamente non è poi, anche in discussione di maggioranza, non è poi piaciuta molto. No? Quindi sono queste le tre condizioni che hanno fermato quel progetto, che comunque in Regione piaceva molto, tant'è che loro l'abbiamo già anche inserito tra le cose, tra le cose importanti in questo quindi, ambito. Quindi le casette non si fanno più, ma che cosa si fa allora? Che cosa si fa? Si è discusso ancora delle case in via Brunero Paoli. Beh, questa è un'altra cosa, perché abbiamo cercato di non perdere quel finanziamento destinandolo a quel rudere che è in via Brunero Paoli. Cioè avete cercato di spostare il finanziamento delle casette su Brunero Paoli. Sull'emergenza casa, ovvero sull'emergenza abitativa. Lì dovrebbero sorgere, perché vedremo se la Regione finanzierà il progetto, in quanto non è rispondente alle intenzioni originarie. Quindi vedremo se avrà il finanziamento, se avrà l'approvazione. Lì ci saranno 7 appartamenti che serviranno per l'emergenza abitativa, cioè per tutti coloro che si trovano in emergenza abitativa, ovvero per tutti coloro che sono in una lista. E nelle nostre liste ci sono italiani, ci sono sinti, ci sono rom, ci sono anche extracomunitari, ci sono tutti, come prevede la legge. Così come quindi prevede la rispetterete legge. Le graduatorie, in sostanza, certamente, dell'assegnazione di questo. E saranno abitazioni posti provvisorie in attesa dell'assegnazione definitiva. Quindi questo è il concetto di ciò che vorremmo fare in Via Brunero Paoli. Dico queste cose per sgombrare il campo da tutto quello che è stato detto ultimamente su questioni, ripeto, molto complesse come questa, perché hanno a che fare con le persone. Non dobbiamo dimenticare mai questo. Hanno a che fare con le persone, si tratta di persone che si trovano peraltro molto spesso in notevoli condizioni di disagio. La devo fermare perché siamo già alla prima interruzione pubblicitaria, diamo la linea alla regia, torniamo tra pochissimi minuti. Okay.